Ed eccoci signori, buongiorno, Armando ai microfoni. Siamo a Marina di Carrara davanti al porto, all'entrata, e vediamo in movimento il modulo che dovrà essere imbarcato. In questo momento sono finite le operazioni di spostamento. È stato allineato davanti alla porta dell'entrata del porto e sta attraversando la strada per entrare il grande palazzo di 8 piani, si sta muovendo. È stato abbattuto anche i pilastri del cancello del porto e subito dietro vediamo la nave che lo accoglierà. Ed ecco, sta valicando l'entrata del porto. Operazione molto semplice, in quanto ormai il modulo era già stato posto davanti al parcheggio del porto, era già stato messo in direzione e ora il modulo si sta avvicinando alla nave, sta girando per avvicinarsi alla imboccatura della nave e l'operazione diventerà complessa al momento in cui il modulo metterà le prime ruote sull'imbarcazione, perché ci sarà una mediazione per la galleggiabilità della nave e dovrà variare sempre e rimanere costante il livello di entrata. Sono circa le 7:25, una giornata bellissima, si prevede anche un bel sole, sarà un'operazione veramente alla luce del sole e vedremo questo grandissimo modulo, 2300 tonnellate, entrare sulla nave. La complessità di questo spostamento è che in questo momento sta entrando in una zona dove nessuno o solo gli addetti ai lavori può passare, perché c'è considerata una zona di quarantena e questo modulo non può essere avvicinato da tante persone. Vediamo la nave, una nave molto particolare, fatta apposta, una nave giapponese.
che ha tutto un castello di prua e poi è tutto ponte. Questo ponte accetterà su quei basamenti che si vedono, che poi vedremo meglio, il carico. Siamo all'interno del porto di Marina di Carrara, un porto che è molto importante per la movimentazione dei marmi. Infatti vediamo quanti marmi sono pronti a partire e quanti marmi sono arrivati. Uno scambio internazionale di questo materiale. Questa mattina il porto di Carrara è, fino a che non sarà caricato, fermo. Ci sono solo le operazioni iniziate alle banchine. Vediamo il movimento continuo ma lento per poter assestare il carico. Il modulo sta entrando nella fase del pianale dove può salire sulla nave e sta ruotando per avvicinarsi. Guardiamo chi pilota questi carrelli. Con questi joystick muove questo colossale carico e lo guida perché entri piano piano nel luogo prestabilito. Può vedere come il modulo gira su se stesso. Veramente questa idraulica ha messo nelle mani dell'uomo grande praticità negli spostamenti, e vediamo l'allineamento delle ruote, che metà sono dirette verso una parte verso il mare, una parte verso la terra. Vediamo le ruote come sono scomposte per permettere a questo modo.
In questo momento le operazioni sono ferme, stanno preparando il livello della nave e ultimare le operazioni di terra per poter far ruotare ancora il modulo. Siamo in movimento, abbiamo avuto un momento di sosta, sono le 11 del mattino e il carico eccezionale della nuova pignone, il modulo sta entrando e posizionandosi. Vediamo le ruote girate tutte sulla destra. Il modulo sta ancora traslando per posizionarsi davanti allo scivolo dell'imbarcazione. Dopodiché addrizzeranno il modulo . Vediamo come ruota in questo momento il modulo, ma per vedere queste operazioni vediamo l'entrata della nave. Vediamo tutte le ruote voltate verso di noi, sta ancora muovendosi per addrizzare e prendere lo scivolo dell'imbarcazione. Ha quasi raggiunto l'allineamento, una salita molto difficoltosa e calcolata, perché mentre 2300 tonnellate saleranno sulla nave, 2300 tonnellate d'acqua dovranno essere scaricate dalla nave per accettare il peso che deve salire. Prosegue l'operazione dell'imbarco del modulo della nuova pignone, che dovrà essere imbarcato sulla nave che è di fronte e poi raggiungere l'Australia. 40 giorni di viaggio per arrivare a destinazione, un grande carico. Il modulo sta salendo, non vediamo nessuna variazione e alterazioni nel movimento della salita, perché le strutture delle ruote, vogliamo andarle a vedere da vicino, si modificano al momento in cui vedono e trovano l'ostacolo. Il piano che regge il modulo rimane perfettamente allineato e le ruote modificano l'assetto. E ora piano piano il modulo sale sulla nave. Vediamo sul fondo
la prua della nave e subito dietro il modulo che sta entrando piano piano. E come abbiamo detto, il modulo può entrare piano piano in quanto la nave deve scaricare automaticamente il peso che viene caricato. La prua della nave la vediamo e si sta avvicinando sempre di più perché sta salendo e posizionandosi nella posizione che è stata preparata. Vediamo le operazioni che continuano. Una operazione veramente eccezionale. La nave la vediamo oltre la fine del modulo. Stanno controllando le assi. Vediamo sulla nave i blocchi che accetteranno il modulo quando sarà sopra. Proprio dentro, sopra. È sopra la curva. Quindi ci vedranno. Vediamo come il modulo sta entrando. Abbiamo questo riferimento del tubo di scappamento della nave, dei motori che sono inerenti alle pompe, e vediamo che il modulo ha già sorpassato e sta entrando piano piano, assestando il peso mentre la nave scarica l'acqua. Un lavoro di grande precisione, ma la computeristica di bordo e il carico del modulo è tutto congegnato. Ed ecco che riparte per un'altra spinta. Abbiamo sempre questo riferimento perché così possiamo capire. Il modulo è sempre più grande all'interno della nave. Una nave molto capiente, una nave che ha veramente doti particolari per fare questi trasporti eccezionali. La nave che deve passare dall'emisfero nord all'emisfero sud, passando e rasentando l'Africa e poi scendendo giù in Australia per arrivare a Barrow, in Island, Barrow Island,
dove c'è questo centro che sta nascendo di estrazione del gas. Il piazzale che ormai è vuoto e il modulo è quasi tutto sulla nave, manca ancora pochi metri per terminare questo carico. Vediamo la fine delle macchine, dei carrelli, vediamo l'inizio della poppa della nave, vuol dire che ormai siamo quasi saliti sulla nave completamente. Infatti ed ora praticamente il peso delle 2300 tonnellate è stato caricato. Vediamo l'uomo che pilota e muove col joystick tutto il carico. Il carico è tutto a bordo, la nave ha recuperato il modulo, il carico è salito sulla nave che lo porterà in Australia. Così termina questa giornata particolare, grandissima, di grande valore di questo avvenimento, che si completa per andare al suo servizio nell'isola di Barrow.